quello è limone. Facciamo una passeggiata, andiamo. Sono arrivati ormai da 6 giorni, 79 camion necessari per allestire tutto questo, dalle transenne al palco all'impianto. L'impianto addirittura di 1 milione di watt, quelle arancioni sono le casse dell'impianto del Pop Mart Tour, 170 casse, 70 microfoni, 220 persone coinvolte per questo grande concerto degli YouTube. Ma io tornerei al limone, perché il limone io vorrei sapere, perché Diege ha detto che il limone potrebbe essere il mezzo di trasporto del futuro. Però adesso lo vedo coperto, mi hanno detto che il limone è coperto perché sta piovendo ed è come se avesse un piccolo impermeabilino. Poi verrà scoperto e credo che verrà innalzato. Mi hanno permesso di aprire il limone. Come vedete è tipo quelle palle da discoteca. Discoteca! Chiudo perché sennò prende freddo. Ah, che figata, la palla da discoteca è davvero DJ. Tra l'altro non sono l'unico DJ che calcherà questo palcoscenico, perché ci sarà da supporto dopo gli Scancananzi il DJ Howie B, che è stato anche il produttore di questo disco. Questa è la scaletta della serata. Il concerto si aprirà con Pop Music, la cover di un pezzo anni 70-80, poi Mofo, I Will Follow, Gone, The Real Thing, ma non vi dico tutto perché tanto ci sono due date anche in Italia, per cui... Alle mie spalle il più grande schermo televisivo che sia mai stato realizzato. 50 metri di larghezza, 15 di altezza, se avete pensato solo per un attimo di metterlo nel vostro salotto sappiate che dovrete cambiare casa. E adesso seguitemi, andiamo a vedere la dressing room, dove gli U2 si cambiano. U2. Don, 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 don. Si cambiano 3 volte, anzi Bono si cambia 3 volte. L'abito. Il resto della band una sola volta. Ciao. Hello. Hi, how you are? Ecco, vedete? Non c'è molto da vedere, però insomma. Stiamo cercando di guardare la batteria, ma non so se ce la facciamo. Cioè, voglio dire, non so se ce la fate voi, perché io l'ho vista. Non è male. Quella, mi sa che la sentite e basta. Chiudiamo, piove. E io sono un po' curioso, stavo cercando di vedere cosa c'è qui dentro. Ci sono le pedaliere usate da Diege, che userà Diege questa sera. Guardate un po'. Interessa la chitarra? Chiudiamo, non si sa mai. What is that? Oh yeah, yeah. That's just a keyboard. Yes. He plays the piano with his feet. Are you worried about the weather for tonight? No, no, no. Never worry about the weather. We play rain or shine. Okay. This is for bad days and this is for good days. Ok, non sono preoccupati per il tempo. Questo è il pass per il brutto tempo, questo è il pass per il bel tempo e questa sera sarà bella. Thank you very much. You're welcome. Enjoy the show. Volevo salutare tutti i ragazzi che sono qui questa sera al Feyenoord Stadium. Non sarà la stessa cosa. Quando ci sarà Bono qui a correre ci saranno oltre 50.000 persone questa sera. Paris, Munich, everybody talk about Pop Music.
così McGuinness aveva ragione, pioggia o non pioggia, lo show si fa. Sta un po' piovendo, però lo show si fa lo stesso. Siamo in questo bellissimo skybox che divido con altri 14 conduttori da tutta Europa. Praticamente si fa a turno, un po' come essere dal dentista, capito? Ho aspettato il mio turno, ora tocca a me. E stiamo per vedere parte del concerto qui dal Feyenoord Stadium di Rotterdam. Quattro canzoni, prima Please, poi Where the Streets Have No Name, If You Wear the Bebel Dress e Discotheque. La tournée degli U2 naturalmente arriverà anche in Italia, sono due le date, il 18 a Roma e naturalmente il 20 a Reggio Emilia. L'appuntamento con gli U2 sta per cominciare, buon divertimento con la band più interessante del pianeta. Ciao. Stop fighting. Please, stop.